colpo a sorpresa della Tonno Calipo Vibo Valencia sul campo di Civitanova. Per Civitanova arriva la prima sconfitta e per Vibo Valencia invece una vittoria sorprendente che la mette tra le grandi della Superlega. Davide Saitta, regista di Vibo Valencia, è una grande vittoria in casa della Lube. Siamo contentissimi, non so da quanto tempo la Lube non perdesse in casa, sono 3 punti d'oro per noi per il proseguo del campionato, un campionato lunghissimo. Mettiamo punti in cascina anche perché non sappiamo cosa ci riserva l'imminente futuro e quindi siamo felicissimi, ci facciamo queste 10 ore di rientro in pullman con più gioia. Ti piace l'hashtag gioca chi può, perché ormai la Superlega è questo? Per forza, dobbiamo resistere, dobbiamo adattarci, saperci adattare come facciamo in campo, anche il calendario sarà a fisarmonica, chi gioca prima, chi gioca dopo, si cambiano avversari, noi siamo sempre abituati a farlo e lo faremo anche questa volta di adattarci ed è importante perché la pallavolo deve andare avanti. Pallavolo che deve sopravvivere, ma ci vuole anche tanta unità da parte di tutti i giocatori del mondo del volley. Noi vogliamo contribuire, abbiamo inviato una lettera al presidente Massimo Righi che sappiamo il lavoro enorme che svolge, vogliamo essere insieme a lui, collaborare per fare andare avanti questo nostro sport che ha bisogno di tutti gli interpreti e quindi insieme alla Lega, ai giocatori per avere idee, brainstorming, andare avanti sempre. Ciao a tutti, un abbraccio virtuale.